Amici telespettatori, buonasera. Vale il solito adagio: non è venerdì se non c'è Polifemo. E noi ci siamo, non ci siamo fermati per tutta l'estate, ora ritorna il Polifemo classico dopo i tanti eventi estivi che abbiamo seguito, che sono serviti ovviamente a valorizzare, a dare un'immagine al nostro territorio. Ma ora i problemi, anzi veramente non si sono mai fermati purtroppo, i problemi non sono mai cessati e ora li affrontiamo, per così dire riprendiamo il toro per le corna e parliamo di Ilva alla luce del tragico evento di alcuni giorni fa, alla luce della passerella a Taranto dei rappresentanti dei vertici nazionali di Confindustria, alla luce della presenza di Emiliano a Taranto e di tutta la polemica che si è innescata con la CGIL. E allora andiamo subito a salutare i nostri ospiti, a cominciare da Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, Unione Sindacale di Base. Buonasera Rizzo. Il professor Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink. E Amedeo Zaccaria, lui è il rappresentante dell'associazione ONLUS ISIDE per la sicurezza sul lavoro. Buonasera. Devo fare una premessa. Intanto devo ringraziare il B&B Albergo La Manna e la padrona di casa Irene La Manna che ha messo a disposizione di Polifemo e lo farà anche nelle puntate successive la sua struttura, una location davvero fantastica, immersa nel verde, all'insegna della natura e della qualità. Qualità del servizio. Siamo infatti a San Vito, in via San Vito, al civico 10. Vedete, siamo immersi nella natura, lontano dalle ciminiere dell'Ilva. Avevo invitato anche, per fare una bella puntata con le rappresentanze sindacali, i rappresentanti sindacali segretari di FIM, FIOM e WILM. E allora, la FIM nella persona di Dalò mi ha dato forfè questa mattina. Dopo un po', è lunedì, stiamo registrando di lunedì. Dopo alcune ore viene meno la FIOM attraverso Romano, impegni sopravvenuti, trattativa sindacale non so di quale tipo e di quale natura, poi ne parleremo con Rizzo, e proprio in zona Cesarini, a un'oretta dall'inizio della registrazione, anche il buon Talò, buono si fa per dire, della WILM viene meno. Tutti sono necessari e nessuno è indispensabile, ma vi dico apertamente, di FIM, FIOM e WILM, questa sera non sentiremo proprio la mancanza. D'altronde, la loro presenza all'interno dell'Ilva quando mai si è sentita e quali risultati ha prodotto? Perché, signori cari, se siamo arrivati dove siamo arrivati, io mi domando, quelle sigle sindacali dove stavano? Capito, signori di FIM, FIOM e WILM? Spalancate i padiglioni auricolari, ne facciamo volentieri a meno, facciamo volentieri a meno di voi. Premesse finite. Andiamo subito in medias res. Francesco Rizzo, la passerella di Confindustria, poi vi faremo vedere anche le interviste, le immagini e quant'altro, la passerella di Confindustria attraverso il presidente Boccia, attraverso il presidente di Federacciai Gozzi, sono venuti a Taranto e hanno detto: dobbiamo ambientalizzare, dobbiamo far sì che si possa contemperare l'esigenza della sicurezza e dell'ambiente con quella del lavoro e della produzione, e soprattutto, ha sottolineato Boccia, questo clima di rabbia, di dissenso continuo non giova a nessuno. Il suo pensiero, Rizzo? Oh, parlare a distanza di 4 anni da quello che da quella data, il 26 di luglio, che verrà ricordato, come dire, nella storia, parlare di ambientalizzazione dopo 10 decreti, dopo dichiarazioni
fatte dai commissari sul fatto che si sarebbe ottemperato l'80% dell'AIA. E dopo purtroppo l'ennesima tragedia mortale, perché non dobbiamo dimenticare che settimana scorsa ha perso la vita un ragazzo di 25 anni, mi sembra, come dire, quanto mai assurdo. La realtà è che, come ho avuto modo di dire direttamente ai commissari, io un'Ilva in queste condizioni non la ricordo, non l'ho mai vista. Io ho esordito ai commissari lì a Roma nell'incontro che abbiamo avuto, dicendo sostanzialmente che in 19 anni di fabbrica non ricordo un momento peggiore dal punto di vista degli impianti, che sono diventati molto molto pericolosi. Ed è chiaro che poi risposte dal punto di vista ambientale non se ne vedono, anche se qualcuno continua a dire che ha ottemperato l'80% dell'AIA, però, ecco, uso le parole che ho usato con i commissari, nessuno di noi si è accorto di questo 80% dell'AIA. Quindi in questo momento diciamo che sono parole al vento quelle che vengono dette. Ma anche perché poi io ho notato, c'è proprio questa ostinazione, questo ostinarsi di dire si deve produrre, e poi magari si dà lo zuccherino di dire sì, dobbiamo anche ambientalizzare. Fra un po' vedremo la mia intervista a Gozzi, presidente di Federacciai, uno che cade dalle nuvole, che poi alla fine non sa come giustificarsi e se la prende con la Commissione europea. Senti, allora, la storia dell'Ilva ha una serie di sfaccettature. La più grave, secondo me, è quella del fatto che oramai abbiamo la certezza che sia veramente passata in secondo piano la vita e la salute umana. Ce ne siamo accorti, come dire, purtroppo sabato scorso, perché quando si arriva al punto di dire che gli impianti sono in sicurezza, mentre chi ci vive all'interno sa che di sicurezza ormai là dentro c'è ben poco, quando si arriva al punto di dichiarare che sono stati spesi 140 milioni di euro di manutenzione, ma io non vedo una manutenzione fatta come si deve da anni ormai, quando si arriva al punto di dire che si sta ambientalizzando e quando si arriva al punto di sostenere, perché questo è stato, che la responsabilità rispetto all'incidente mortale è del ragazzo, io credo che a un certo punto sono finiti gli argomenti, e l'unico argomento, come dire, che qualcuno può usare, in sfregio anche alla memoria delle persone che purtroppo ci stanno rimettendo la vita, è che la colpa è degli altri. Ecco. Non è di coloro che hanno avuto il ritorneremo compito. Ritorneremo sull'argomento, anche perché mi piacerà sapere il suo pensiero rispetto alla linea di condotta delle altre sigle sindacali, che giocano all'equilibrismo, come hanno fatto sempre in vita loro, un colpo al cerchio e un colpo alla botte, e alla fine la gente continua a morire, e non è demagogia. Anche il pensiero poi su quello che ha detto Emiliano, perché poi Emiliano, io sono sempre critico nei confronti della classe politica, però Emiliano è stato molto ma molto chiaro, ha detto: signori, in queste condizioni l'Ilva, così come sta, rebus sic stantibus, non può stare, se si continua così si chiude, non c'è misericordia. Andiamo avanti. Allora, professor Marescotti, mentre si continuano a sfornare come fossero pizzelle i vari decreti, e mentre arrivano i vertici nazionali del governo, è arrivato Renzi e ora i vertici di Confindustria, sempre per questo processo ideale e immaginario di ambientalizzazione, i dati relativi all'inquinamento sono sempre più incombenti. Penso per esempio, e qui prego la regia di mandare in onda le immagini dello slopping del 21 settembre, due slopping, mi pare uno alle 15 e l'altro alle 18. I fenomeni e le manifestazioni inquinanti si ripetono, si susseguono, per non parlare, poi ne parleremo fra un po', degli incidenti mortali. A che gioco sta giocando il governo e a che gioco stanno giocando gli altri sindacati, Marescotti? Anche perché Brigati della FIOM, dico bene, in una sua forse dichiarazione tanto frettolosa quanto a sproposito, ha dichiarato: l'AIA non esiste. L'AIA non esiste. L'autorizzazione integrata ambientale è la certificazione europea
con la quale un'azienda può produrre. Se un'azienda non ha l'AIA, viene prima avvisata, dopodiché parte il provvedimento di chiusura, di fermo degli impianti. Quindi l'AIA corrisponde per un'industria a ciò che è la patente per un automobilista. Così come un automobilista non può guidare senza patente, una fabbrica non può produrre senza l'AIA. L'AIA deve essere rispettata integralmente, in Europa ci sono delle regole molto stringenti, in Italia sono stati fatti dei decreti per cui si può anche non rispettare l'AIA in parte. E questa è una novità che ha fatto saltare dalla sedia ovviamente i commissari europei e anche altre persone a livello di Germania, Inghilterra, eccetera, per cui è in atto una procedura di infrazione, per cui prima di tutto, ecco, chiariamo una volta per tutto che l'AIA esiste, ma c'è una, per di più, una procedura di infrazione perché l'AIA esiste ma non è rispettata interamente, e quindi la Commissione europea ha avviato questa procedura di infrazione e la terrà aperta fin tanto che il governo italiano non avrà applicato integralmente l'autorizzazione integrata ambientale. A dire che l'ILVA non è a norma non siamo noi, ma è l'ISPRA, che è l'organo tecnico del Ministero dell'Ambiente, che ha fatto recentemente nei mesi scorsi una ispezione e ha verificato che diverse prescrizioni, tra l'altro le più importanti, non sono attuate. Quindi quando si parla ad esempio di AIA rispettata all'80%, stiamo parlando dell'80% più marginale, non diciamo gli interventi più massicci, che più... sono gettare l'acqua è una delle prescrizioni dell'AIA, però è la più blanda. Sì, cioè sono circa 100 prescrizioni, per la verità sono 94 prescrizioni più due finali. Diciamo sono 96 prescrizioni, di queste 96 ce ne sono alcune che sono tipo buttare l'acqua per evitare la polverosità, altre invece sono costosissime come la copertura del parco minerali o come la copertura del GRF dove viene gettata la scoria incandescente, la pavimentazione del GRF, l'installazione di una serie di filtri importanti come quelli che dovrebbero dimezzare la diossina. Tra l'altro l'8 di marzo era prevista l'installazione del filtro che avrebbe dimezzato la diossina, e ad un certo punto con l'ultimo decreto è stato spostato. Ecco, Marescotti sa come si giustificano dicendo sì, sono vere le vostre osservazioni, però noi ci stiamo sforzando. Il nostro è un tentativo per superare certi gap e si prende tempo. Prendendo tempo per ambientalizzare, per far sì che le normative europee in teoria vengano rispettate, l'inquinamento continua, incessante, gli slopping, come abbiamo visto, continuano e purtroppo più di qualche operaio se ne va all'altro mondo. Cioè la scusa, la pezza a colore è quella di dire sì, è vero, questa è la fotografia, però noi ci stiamo impegnando per far sì che quello che è nero diventi bianco, e si gioca a prendere tempo. Ma se i carabinieri o la polizia mi fermano, vedono che io ho i freni della macchina che funzionano male, non fanno questo ragionamento, mi tolgono subito il permesso di circolare con l'automobile. Ok. Amedeo Zaccaria, responsabile locale provinciale dell'associazione Onlus Iside, parliamo di sicurezza. Lei alcuni anni fa ha perso tragicamente suo figlio Francesco, e io penso che ogni volta che si verificano quegli episodi mortali, come è accaduto alcuni giorni fa con Campo, riaprono una ferita, a dimostrazione del fatto purtroppo che il sacrificio di Francesco evidentemente non è servito a niente, non è stato un monito, anzi il menefreghismo e i provvedimenti assassini producono omicidi. Producono questi omicidi, perché sono effettivamente sono degli omicidi. Io non
non desidero che Francesco sia stato doveva essere un monito per tutti questi accadimenti. Io per questo ho voluto rendere omaggio nell'ultimo saluto al ragazzo, a Giacomo Campo, e vi posso garantire che ho rivissuto minuto per minuto gli stessi momenti di quando persi mio figlio. È stata un'accusa dolorosa, però purtroppo io ho promesso 4 anni fa davanti a mio figlio per l'ultima volta che mi sarei impegnato per portare avanti questa lotta per la sicurezza sul lavoro. Ma da quello che per nostra diretta esperienza le conclusioni sono che ci si mette il profitto davanti prima della vita delle persone. Non solo questo, ma in effetti i deterrenti per evitare questo sono blandi, cioè non esistono proprio. Perché se vogliamo fare per esempio, purtroppo bisogna farlo per far capire effettivamente quello che succede, sono costretto a farlo, per far capire che per esempio, ripeto, parlo di mio figlio perché è una tragedia che abbiamo vissuto direttamente, o diciamo così, posso dire le cose veramente come stanno. Per esempio l'Ilva ha speculato sulla vita di mio figlio per ben 2 volte. In che senso? Certo, la prima volta quando è morto, diciamo così, in un certo qual modo ha guadagnato tantissimo sulle spese per la sicurezza e la manutenzione dello stabilimento. La seconda volta è che quando, forse pochi lo sanno, ma qua nel caso per esempio di mio figlio, forse anche come nel caso di Giacomo Campo, gli enti responsabili per la morte sono stati 2. Allora dovete sapere, nel caso per esempio di mio figlio c'è l'Ilva e l'ARPA Puglia, nella fattispecie è stato indagato un ispettore dell'ARPA Puglia che 3 mesi prima aveva fatto il sopralluogo per la gru, mancavano i documenti e comunque la gru continuava a funzionare. In questo caso responsabilità vengono divise in percentuali fra i 2 enti responsabili, per cui ha riguadagnato la seconda volta l'Ilva, perché ovviamente andando a dividere le responsabilità è andato pure addirittura a risparmiare su quello che doveva essere, ecco, chiamiamola così, la pena. Anche la responsabilità, appunto, risarcimento, l'aspetto, diciamo, in questi termini, l'aspetto risarcitore, fermo restando che la vita non tornerà mai più indietro. Però anche con riferimento all'ultimo episodio tragico, mortale, lei è un tecnico e quindi potrà, già si erano aperte, c'erano delle avvisaglie, ecco, diciamo tecnicamente si erano accese delle spie, però in nome del profitto si è fatto finta di non vedere, come una persona che sta guidando si accende la spia dell'olio e tira avanti, poi quello che succede succede. Certo, io in occasione del ritiro al Quirinale, al Presidente della Stella al Merito per Francesco, io ho consegnato una lettera al Presidente della Repubblica nella quale dico la seguente frase: che il luogo di lavoro non è un territorio ostile dove nulla è prevedibile, c'è tutto il tempo per prevenire ed evitare questi incidenti sul lavoro. Il Presidente della Repubblica mi ha risposto e ha detto che faceva suo questo passaggio. Beh, praticamente nell'ultimo episodio che è accaduto all'Ilva, tragico che è accaduto, manca proprio questo, perché non si può dare la colpa al lavoratore se il nastro si è mosso per un motivo X, perché il lavoratore è andato per eseguire, tra virgolette, un'operazione manuale, nel senso che non era comunque compito suo andare a individuare tutti i rischi possibili per evitare quello che è accaduto. I preposti ci sono, quindi che cosa è mancato? È mancato applicare quel tempo necessario per valutare tutti i rischi, perché evidentemente c'era la fretta di mettere in funzione la macchina. Questo è tutto. Ecco, Marescotti, perché poi abbiamo la pubblicità, prego. Diverse volte è stato detto la sicurezza viene in secondo piano rispetto al profitto.
ma la cosa drammatica è che si muore non per il profitto, ma per un'industria che sta perdendo circa 1 miliardo di euro l'anno. Quindi ci stiamo inquinando, alcune persone muoiono, non perché qualcuno faccia profitti, ma semplicemente per un progetto che non ha nessuna utilità neppure dal punto di vista del profitto. Ora ce ne andiamo in pubblicità, però anche per stemperare, visto che comunque il tema è abbastanza pesante, stiamo parlando di vite umane strappate purtroppo, ma voglio ringraziare ancora una volta il B&B Albergo La Manna che ospiterà queste puntate di Polifemo. L'accoglienza, la qualità e la signorilità del servizio resoci dalla padrona di casa Irene La Manna e dal suo staff. Vedete la signorilità e la qualità del servizio, come detto, si vede anche in quelle piccole cose. Infatti è stato bandito una piccola tavola, un vassoio con degli stuzzichini, con dei prodotti caserecci e di qualità. Bene, ringraziamo ancora una volta il B&B Albergo La Manna e ce ne andiamo in pubblicità. Bene, seconda parte di Polifemo, ci stiamo occupando della questione Ilva, tanta carne a cuocere, tanti eventi anche alla luce di dichiarazioni importanti del governatore emiliano, la conferenza stampa, l'incontro organizzato da Confindustria Nazionale. E allora Rizzo, prima di darle la parola, io prego la regia di mandare in onda l'intervista che ho realizzato con il governatore di Puglia Michele Emiliano, proprio a proposito dell'Ilva. Emiliano è arrivato, lo comprenderete, lo sentirete attraverso le sue parole, ha detto apertamente: io non è che voglio la chiusura dell'Ilva, però signori cari, se si continua così, a mali estremi, estremi rimedi. E poi c'è stata tutta quella polemica creata da dalla CGIL con Massafra, il suo segretario generale provinciale, il quale ha detto Emiliano specula sulle morti. Ma cosa c'è da speculare? Io sono stato sempre critico nei confronti della classe politica, ma per una volta che un rappresentante politico, un rappresentante istituzionale, un governatore ha detto: signori, qui o si ambientalizza e si salvaguardano le vite umane oppure chiudiamo tutto. Questo significherebbe strumentalizzare sulle morti. Domanda ai signori della FIOM, al segretario generale, all'uomo di scienza Brigati, il quale dice che l'AIA non esiste. E, signori cari, dov'è la strumentalizzazione? Qual è la strumentalizzazione? In tutti questi anni, signori della FIOM e signori della FIM e signori della WILM, invitati e non presenti qui, perché qui si fa il pelo e il contropelo, non ci sono sconti per nessuno, e chissà, secondo me voi avete avuto paura di venire qui, è una mia impressione, smentitemi le prossime volte presentandovi. Facendo un confronto con l'USB, per esempio, con Mare Scotti, con l'ISIDE, vorrei sapere cosa hanno fatto queste sigle sindacali in questi anni. Forse sono andate a battersi il petto dopo che è morto qualcuno, ma questo era uno sfogo. Io le cose come le dico le penso, mi faccio tanti nemici, ma sono fiero, perché poi farsi nemici, i nemici del popolo e dei lavoratori, e non mi sto riferendo a queste sigle sindacali, parlo in generale, mi fa paura. Sentiamo l'intervista di Emiliano. Presidente, lei sa che sono tutt'altro che tenero nei confronti dei politici, però devo dire sinceramente, non sono del suo partito, ho apprezzato la sua posizione nei confronti relativamente alla questione Ilva di Taranto. Di questo passo non si può andare avanti e chiudere l'Ilva a questo punto non è una bestemmia. Io non ho in mente la chiusura come soluzione. Extrema ratio. È una misura di sicurezza la chiusura, che è una cosa diversa dalla soluzione. È chiaro che i dati epidemiologici che il 3 ottobre la Regione Puglia presenterà sono chiarissimi. Ogni volta che
la fabbrica aumenta la sua capacità produttiva, la sua capacità di seminare morte aumenta. Quindi o noi cambiamo il sistema produttivo e abbiamo evidentemente lanciato la proposta della decarbonizzazione, oppure questa fabbrica così com'è non può funzionare, anche perché è anche vecchia, mal tenuta e pericolosa anche per gli operai. E appunto a questo proposito l'ultimo dramma di alcuni giorni fa, si muore nello stabilimento, non si muore solo per la questione ambientale ma per le carenze gravi, gravissime inerenti alla sicurezza. Ma devo dire anche proprio le carenze dal punto di vista della previsione responsabile di ciò che può accadere. La morte di Giacomo Campo è stata una cosa incredibile, un rullo che senza alimentazione di energia elettrica è stato capace di schiacciare questo operaio mentre stava ripulendo il nastro dalla presenza del minerale, qualche cosa che evidentemente doveva essere previsto se l'intervento in sicurezza fosse stato effettuato da personale sufficientemente preparato. Per concludere, decreti su decreti sfornati, giusto per sdrammatizzare un po', come pizzelle, siamo a quota 10 e non cambia nulla. Il governo mette al primo posto la produzione a nocumento della salute. Guardi, il governo in questa vicenda si è fatto accecare dalla idea di far proseguire la produzione ad ogni costo senza considerare i beni in bilanciamento. Da una parte c'è la sicurezza del lavoro e la salute dei cittadini e quindi è evidente che si è infilato in un vicolo cieco, perché ove questa sicurezza sia degli operai che dei cittadini non fosse raggiunta anche in futuro all'esito della scadenza dei termini previsti dai beni stessi, la magistratura dovrebbe, se constatasse la insicurezza dell'impianto o il perdurante inquinamento, comunque sequestrarlo. Quindi si rinvia un problema e in più si vuole rifilare questa fabbrica a qualcuno che se la deve comprare, con il rischio che poi sia nuovamente bloccata dalla magistratura. È proprio il sistema che è stato scelto che è sbagliato. Bene, rieccoci. Allora, Rizzo e Emiliano ha detto: io non faccio sconti. Se si dovrà arrivare ai rimedi estremi, non mi tirerò indietro. Beh, come dichiarazione di principio è così, purtroppo. Cioè, diciamo che queste sono parole che sono state usate anche da altri, ma anche noi stessi come USB l'indomani della morte di Morricello noi abbiamo chiarito: non c'è una condizione per andare avanti. Cioè, se la logica è che per mandare avanti questa azienda dobbiamo pagare un tributo in termini di vita umana, continuando, come dire, non solo ad ammazzare le persone con l'inquinamento, ma anche e soprattutto all'interno della fabbrica con incidenti mortali che, tra l'altro, è bene ricordarlo perché alcune volte, come dire, sfugge, non stanno capitando in un momento dove la fabbrica è al massimo della produzione. Non è a pieno regime, insomma. Cioè, la cosa grave è che noi abbiamo una fabbrica che lavora per metà e noi abbiamo lo stesso numero di incidenti mortali che avevamo negli anni della produzione record. E ciò è veramente assurdo, no? Perché a un certo punto fa riflettere. Io sulle dichiarazioni di Emiliano, io spero che a un certo punto poi Emiliano, come dire, quello che dica lo pensa veramente. E lo faccia. Può essere anche impopolare, detto, diciamo, da un'organizzazione sindacale, che poi là dentro, come dire, è una piccola forza in realtà, però non ci sono le condizioni. No, ma quello avanti. Che io non ammetto, no? Allora, la FIOM da quanti anni sta in fabbrica? Mi dica lei, Rizzo, io non ne capisco. Da quando esiste la fabbrica? E quali sono stati i risultati della FIOM? Non metto in dubbio la buona fede della FIOM, come della FIM e della WILM, ma i risultati dove sono stati? Dove stanno questi risultati? Cosa avete fatto per fermare il dilagante inquinamento ambientale e cosa avete fatto per frenare l'ondata delle morti sul lavoro? Io sinceramente non metto in dubbio il vostro impegno, ma se questi sono stati i risultati, signori di FIM, FIOM e WILM, potevate benissimo starvene a casa, tanto nessuno si sente la vostra mancanza. E mi domando a questo punto, come un governatore, lasciamo perdere Emiliano o non Emiliano, una qualsiasi figura che dice: signori cari, non posso tollerare, lo Stato ha le sue responsabilità, non possiamo chiudere gli occhi davanti a un morto e ha il coraggio di metterci la faccia,
cosa si dice, che Emiliano specula sulla morte? No, io però chiarisco, io non voglio commentare nessuna delle posizioni delle organizzazioni sindacali. No, perché... li commento io perché mi sono fatto altri nemici, no, stia tranquillo. No, ma non è una questione di amicizia o non amicizia, perché poi alla fine, come dire, chi vive in fabbrica sa, però io diciamo che mi limito a dire che accusare di strumentalizzazione non mi pare una cosa opportuna. È corretta soprattutto. Proprio quello che dicevi tu all'inizio, no? Perché già è complicato, come dire, trovare qualcuno di peso che dica realmente come stanno le cose, e le cose a Taranto sono tragiche, questa è la realtà. Cioè, anche qua, qui si segue la logica del fatto che dobbiamo velocizzare, perché sulla vendita fra poco arriverà, come dire, il padroncino che ci salverà. Guardate che poi parleremo della questione della vendita. Lì il problema è uno: nel momento in cui il governo ha deciso, come dire, di non metterci le risorse, perché io sull'ambientalizzazione, quando se ne è iniziato a parlare, ci ho creduto, ma partendo da un presupposto, facendo tutti i ragionamenti in termini di produzione come dire, ecocompatibile, che non è quella neanche prevista dall'AIA, ma è quella prevista dalle migliori tecnologie esistenti sul mercato, perché noi abbiamo tecnologie vecchie di 60 anni, nessuno lo dice niente. Il ragionamento sull'AIA è viziato da questo fatto qua, cioè noi dobbiamo applicare le migliori tecnologie all'impiantistica che abbiamo. Allora proviamo a dare un'occhiata alle industrie siderurgiche giapponesi e coreane, che sono quelle all'avanguardia. Allora, se il governo avesse avuto interesse sull'ILVA di Taranto, avesse incominciato a spendere i soldi, avrebbe incominciato a dire: fermiamo gli impianti, ricostruiamoli di sana pianta con le nuove tecnologie e cerchiamo, come dire, di rendere la vita un po' più semplice a tutti quanti. Questa logica non c'è stata, perché la logica è quella: tiriamo a campare fin quando, probabilmente, lo dico, è assurdo, ma lo dico, fin quando possiamo andare avanti. Probabilmente poi avverrà qualcosa qualche giorno di talmente traumatico che tutti la pentola scoppierà senza misericordia. Passiamo al professor Alessandro Marescotti. Ho intervistato anche il presidente nazionale di Federacciai, Antonio Gozzi. Ora vedremo l'intervista. Gozzi fa, e sono sconcertanti le affermazioni di Gozzi, perché prima non sa cosa dire, chiama in causa i paesi europei che vivono tenendo a braccetto ambiente e lavoro, e poi se la prende con la Commissione europea, non sapeva più cosa dire, forse sicuramente l'ho destabilizzato, ma ripeto, qui sconti non ci sono sconti per nessuno, anche perché grazie a Dio, grazie al cielo, nonostante qualche politico ha voluto farmi fuori, ha tentato di farmi fuori, ma non ci è riuscito, queste trasmissioni sono autoprodotte, autogestite e autofinanziate. Non ci sono contributi pubblici. Ringraziamo gli sponsor che credono in noi. Andiamo avanti con i nostri mezzi, con i nostri sacrifici, con i sacrifici miei e dei collaboratori tecnici preziosi che ho a fianco. Per cui io non devo dire grazie a nessuno e non devo piegare la testa davanti a nessuno. Capito? Sentiamo l'intervista di Gozzi. Presidente, Taranto città del futuro, Taranto città della morte, morte dovuta all'inquinamento ambientale, morte sul lavoro. Come si può ancora insistere sul dire teniamo l'Ilva a Taranto? Perché è possibile, come succede in tutti gli altri paesi europei, mantenere una siderurgia che rispetta le norme europee e che crea ricchezza, occupazione e lavoro. Ma negli altri paesi europei succede, qui in Italia dopo 10 decreti salva Ilva siamo punto e da capo. Deve succedere anche in Italia, bisogna che la gestione dell'Ilva ritorni in mano ai privati, bisogna che i privati rispettino le regole europee, bisogna accelerare il ritorno della gestione dell'Ilva in mano a imprenditori esperti, capaci di infilare soldi e investimenti nell'Ilva e capaci di gestirla. La Commissione europea ha bacchettato sonoramente l'Italia, vorrà dire anche qualcosa questo, no? Non so, non conosco il dossier, non so quali sono le ragioni per le quali la Commissione europea ha bacchettato l'Italia. A me viene sempre il dubbio, quando vedo agire a Bruxelles, dove ho passato più di 20 anni della mia vita, che le lobby dell'acciaio europee godano nella chiusura dell'Ilva di Taranto. Rieccoci. Marescotti, lei l'ha sentita,
ha subito commentato su Facebook. Insomma, Gozzi si arrampicava sugli specchi. Innanzitutto complimenti per l'intervista, perché grazie. Sono quelle domande a bruciapelo che alcuni alti dirigenti non si aspettano. Queste domande creano evidentemente imbarazzo, perché dopo 4 anni, siamo partiti nel 2012, dopo 4 anni Ilva non è ancora a norma, quindi si poteva fare un ragionamento transitorio su alcuni ritardi, ma se io dopo 4 anni non faccio una cosa, 4 anni si costruisce una città, in 6 mesi si costruisce un grattacielo, non ci sono più ragioni di nessun genere che possano giustificare gli attuali ritardi, e soprattutto non si può incolpare la Commissione europea, a cui tra l'altro noi come PeaceLink ci siamo rivolti, di essere parziale, di fare il gioco di alcune nazioni contro l'Italia. La Commissione europea dovrebbe essere il garante che stabilisce se le regole del gioco sono state violate oppure no, e purtroppo va detto che mentre altre nazioni si attengono all'AIA, e ripeto, l'AIA esiste ed è equivalente alla patente per un automobilista, in Italia invece... Lo ricordiamo a beneficio del sindacalista Ciccio Brigatti della FIOM. AIA vuol dire autorizzazione integrata ambientale. Diciamo, capito Brigatti? AIA, autorizzazione integrata ambientale. Lui lo sa benissimo, insomma, cos'è l'autorizzazione integrata ambientale. Se non esistesse più l'AIA sarebbe stato cancellato un intero pezzo del codice dell'ambiente. Tra l'altro, piccola annotazione di carattere giuridica, se uno va a vedere il codice dell'ambiente c'è scritto che se un'autorizzazione integrata ambientale non viene rispettata, parte prima un preavviso e poi parte il fermo degli impianti nel caso in cui la non ottemperanza all'AIA possa provocare dei danni all'ambiente. Okay. E che ci siano danni all'ambiente è un fatto ormai assodato. Tra l'altro vorrei fornire un ultimo, così, un elemento di conoscenza. Sotto al Parco Minerali sono stati fatti degli accertamenti sul terreno, dei calodaggi, una caratterizzazione, e sono stati riscontrati diversi e importanti sforamenti per cui il terreno è contaminato. È contaminata la falda superficiale ed è contaminata la falda profonda, e va detto che le acque, ad esempio, della falda superficiale che stanno sotto la zona dell'Ilva, come direzione hanno la direzione del Mar Piccolo, quindi l'acqua che sta sotto l'Ilva defluisce verso il Mar Piccolo, e se ci sono così forti contaminazioni questo ha un collegamento con l'inquinamento. E allora passiamo ad Amedeo Zaccaria. Vorrei ritornare su quelle affermazioni di Emiliano, perché la CGIL, nella persona del suo segretario generale Massafra, ha dichiarato basta a strumentalizzare sui morti. Cioè, un soggetto istituzionale che, torno a ripetere, che dice il diritto alla vita primo di tutto, passa per uno che specula. No, allora... Chiariamo, io non sono del PD. Lungi da me essere dal PD, specialmente quello attuale, mai sia signore, però, e quindi Emiliano appartiene al PD, ma a me non interessa nulla PD, Forza Italia, Movimento allora, 5 Stelle, però sì. Davanti a un soggetto istituzionale che vuol difendere i lavoratori, io dico io sono con te. Quindi se strumentalizzare, perché attenzione che questa dichiarazione potrebbe riferirsi a qualsiasi persona, compreso anche una persona come me che, certo, cerca di portare a conoscenza... Vabbè, mi perdoni, no, ma figurati. Se dicessero che lei strumentalizza che ha perso un figlio, prenderli a calci nel sedere. Non pensare che addirittura io proprio l'altro giorno, quando è stato domenica, pranzavo presso
un ristorante, e manco a farlo apposta il tizio che stava vicino a me disse, parlando con i suoi familiari, con i suoi invitati, si trova a parlare proprio, mi dispiace dirlo, ma si è trovato fortunato che io ero fuori, ha sentito mia moglie. Cadde il discorso sull'ultima tragedia che è accaduta all'Ilva, questo tizio si permise di dire che questi ragazzi all'Ilva dormono, accadono le tragedie e poi i familiari chiedono il e perché questo signore, grazie a Dio, ha i figli in vita, se li avesse persi, uccisi dall'Ilva, non parlerebbe così. Tra l'altro io poi ho cercato di capire chi era questo signore, perché mi sono accorto che aveva confidenze con, e sono andato a chiedere. Era un ex dipendente Ilva di quelli che, no? Diciamo uno così. Di quelli che mangiava e beveva, esatto, bravo, all'epoca, bravo, di Archinà, bravo, e compagni. Esatto, bravo. Allora, se strumentalizzare, a mio parere, significa mettere anche a conoscenza di quali sono l'opinione pubblica, di quali sono i problemi, di quali sono i lati oscuri che si possono celare dietro a queste tragedie, perché vi assicuro che ci sono dei lati oscuri che sono, fanno veramente ribrezzo, e la gente penso che abbia pure vergogna a metterli in evidenza. Ecco perché io mi ritrovo anche da solo certe volte a fare, devo ringraziare i ragazzi dell'USB, ma devo anche sottolineare un'altra accusa, che quando accadde la tragedia di mio figlio, le organizzazioni sindacali, per loro si spense una lampadina, sarebbe la tessera sindacale, e per cui non si sono fatti neanche vedere, quantomeno doveva invece essere loro dovere recarsi presso i familiari che subiscono questa tragedia, quantomeno per dare il conforto. E comunque voglio sottolineare una cosa, perché ci tengo: il presidente Emiliano è stato per l'ultimo saluto di, come tutti sanno, del ragazzo Giacomo Campo. A mio avviso mi è sembrata una persona provata nel vero senso della parola, come tutti, tra l'altro. Ora è chiaro che non sta a me giudicare, però devo dire che non mi è sembrata la persona delle altre volte, questo sì. Prima di andare in pubblicità, perché poi i guasti ambientali di Taranto producono delle conseguenze a livello sanitario. Sappiamo tutti le croci delle liste di attesa, e quindi è dovere precipuo della regione, io l'ho chiesto, l'ho sottolineato apertamente ad Emiliano, creare, per così dire, una corsia preferenziale per quel che riguarda l'emergenza sanitaria a Taranto, in termini di potenziamento di strumentazioni, di personale, di uomini, il tutto nell'ottica della velocizzazione, dell'abbattimento delle liste di attesa. Perché se Taranto subisce i guasti ambientali, beh, non è come le altre province, e deve essere, tra virgolette, privilegiata, per modo di dire, come compensazione rispetto alle croci che noi tarantini abbiamo sulle nostre spalle. E ho intervistato il presidente Emiliano proprio sulla questione, sull'emergenza sanitaria ionica. Sentiamo l'intervista e poi ce ne andiamo in pubblicità. Presidente, una delle sfide da sostenere più impegnative è quella della sanità. Abbiamo ascoltato il grido di dolore dei medici dell'oncologia, i quali dicono ai pazienti: purtroppo i mezzi sono vetusti, andate altrove. Quali risposte dare? Allora, oggi abbiamo fatto una bellissima assemblea, c'erano molti cittadini, molti malati, abbiamo fatto un briefing, mi auguro di poter fare briefing analoghi con anche con altre organizzazioni, col sindacato, con i partiti. È evidente per esempio che tutto l'apparato della radioterapia è obsoleto e va evidentemente potenziato, rinnovato, e sono tutti impegni che ovviamente è inutile ribadire a chiacchiere qui in televisione, bisogna fare le cose, e quando queste cose che sono state richieste, che sono necessarie, verranno implementate e messe in esercizio, allora sarà il caso di parlarne. Va aperta una corsia preferenziale per Taranto. Taranto è la sorella debole, l'anello debole della Puglia, allora va, come dire, vanno riversate maggiori attenzioni sulla sanità, verso la sanità ionica, visti i drammi ambientali. Purtroppo non so per quale ragione negli ultimi anni è stato esattamente il contrario, cioè questo era il sistema sanitario
sul quale si è investito di meno. In attesa di questo benedetto ospedale, del San Raffaele, di Don Verzè, di tutte queste cose. San Cataldo ha cambiato nome. Ecco, che non hanno portato bene. Noi, a prescindere dai nuovi ospedali, dobbiamo mettere in condizione quelli che abbiamo di funzionare al meglio, e questo faremo. Rieccoci in questa bellissima tenuta, la chiamo così, il B&B Albergo La Manna. Siamo a San Vito, via San Vito 10. Ringraziamo la padrona di casa, Irene La Manna, e il suo staff per averci accolto qui. Cerchiamo di sfruttare gli ultimi, io dico, le propaggini dell'estate. L'estate è finita, i primi giorni, così, fine settembre, primi di ottobre, il clima è clemente. Quando la mattina ti trovi con 25-28 gradi, dici, beh, questo è Taranto, nonostante l'Ilva. No. E questa bellissima location, ci scusiamo se si sentirà qualche rumore, ma sono le auto che passano, i cittadini, gli abitanti che si ritirano a casa. È tutto en plein air, in piena natura. Noi siamo per la natura, per la vita libera, non per le ciminiere. Andiamo da Francesco Rizzo. C'è una nota commedia storica che recitava, aveva il titolo Aspettando Godot. Qui abbiamo invece Aspettando gli acquirenti dell'Ilva, e si dice: non gettiamo la croce addosso a Taranto e addosso all'Ilva, perché se no scoraggiamo gli acquirenti. Ci ha detto Federacciai e Confindustria, ci hanno detto calma, attenzione, perché arriveranno gli acquirenti, e quindi ora è una fase così transitoria, momentanea, poi passerà tutto, poi i problemi verranno risolti. E prima gli indiani, i turchi, tutte le razze del mondo si avvicinano all'Ilva, e poi l'Ilva rimane come la zita di Pulsano, tutti la vogliono e nessuno la prende. Nel frattempo, dicevo, è tutto all'insegna della natura, en plein air, c'è la chiesetta di San Vito che fa suonare le campane. Siamo in registrazione, sono le 21:07 e le campane hanno fatto il loro dovere. Proprio perché noi siamo live, il live vero, non quello dei pupazzetti in giacca e cravatta che leccano il potere dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina, quindi giorno e notte compresi. Rizzo, dicevamo, aspettando i nuovi acquirenti, che idee lei si è fatto sugli uomini della provvidenza che dovrebbero arrivare? Io mi sono fatto innanzitutto un'idea. Questa è una nazione, alcune volte ho l'impressione che sia una nazione di matti, perché quando il presidente Federacciai dice che non dobbiamo spaventare gli investitori con semplici dichiarazioni, io gli vorrei chiedere: ma questi investitori, se uno reclama un diritto sancito dalla Costituzione, si spaventano; se poi vedono un ragazzo di 25 anni che ci perdono la vita, invece non dicono niente. Cioè, mi pare assurdo, come dire, continuare a sto gioco, che poi è un gioco che non ha un vincitore alla fine, che la verità è una, quella in industria, che in queste condizioni, come dire, noi ci stiamo avviando a una lenta agonia, alla chiusura. Poi probabilmente lavoreremo per altri 4-5 anni, ma non c'è un'idea, come dire, futura. Quindi lei non pensa che gli acquirenti potrebbero in un certo qual modo raddrizzare la rotta? Ma no, allora, come ho detto a Renzi, personalmente, uno, io non credo nell'investitore straniero, perché qualcuno mi dovrebbe spiegare per quale motivo dovrebbe venire qua un indiano a prendere uno stabilimento in quelle condizioni, con una forza lavoro enorme, con un costo del lavoro che è 10 volte superiore a quello che hanno nei loro paesi, con le regole dal punto di vista ambientale europee che sono stringenti, quando nei loro paesi non ci mettono una lira, hanno gli altiforni a cielo aperto, il costo del lavoro è zero. E permettetemi la battuta, ma non è tanto una battuta, non c'è rispetto della vita umana, perché quando muoiono le persone, questi, come dice, veramente li trattano da numeri. Io non capisco perché dovrebbero venire qua ad infognarsi in una situazione come quella di Ilva di Taranto. E quindi cosa pensa, che non ci saranno acquirenti? Ma no, io credo che chi sta venendo in realtà non sta venendo per acquistare lo stabilimento, ma per chiuderlo forse. Io faccio un ragionamento: se io fossi Arvedi, facciamo un esempio di Arvedi,
Arvedi non ha la forza economica per reggere lo stabilimento Ilva di Taranto, non è capace di ambientalizzare quel pezzettino di stabilimento a Trieste, quindi io non credo che sia capace di ambientalizzare uno stabilimento che è due volte e mezza la città. Però è chiaro che si fa un ragionamento di speculazione. Ci arrivo, ci metto le condizioni, Cassa Depositi e Prestiti ci mette i soldi, i lavoratori pagheranno, come dire, il danno che hanno prodotto altri, sostanzialmente in due maniere. Uno, riducendo la forza lavoro, e due, facendo l'operazione che oramai in Italia si fa negli ultimi 30 anni, che il sindacato permette di fare, quella di azzerare i diritti, anche i diritti acquisiti. Piombino insegna. Io lunedì sono stato invitato a Piombino per un convegno proprio con... non ci sono potuto essere, purtroppo non ci sono potuto andare per ragioni di lavoro all'Ilva di Taranto. Però lì la storia che cosa dice? Cioè è molto molto simile all'Ilva di Taranto. La conclusione qual è? Che abbiamo una parte dei lavoratori che ha perso il lavoro e vive di ammortizzatori sociali in deroga, un'altra parte di lavoratori che ha dovuto rinunciare a una parte cospicua del reddito per continuare ad avere uno pseudo lavoro, un algerino che ha promesso di fare investimenti ma in realtà si è impadronito del porto di Piombino, non ha fatto un euro di investimenti sull'acciaieria, e questa è la condizione. Taranto probabilmente sarà questa la condizione di Taranto. Okay. Marescotti, il suo pensiero sul futuro dell'Ilva. Abbiamo più volte evidenziato il fatto che i conti non tornano, che ci sono perdite costanti e quindi chiaramente l'economia dice che prima ancora della magistratura, dei vari interventi giudiziari, comunque il baraccone sta affondando di per sé da solo. Su questi possibili acquirenti cosa pensa? E poi vorrei anche, la stessa domanda la porrò ad Amedeo Zaccaria, il fatto che si dice ma se noi andiamo in altre parti d'Europa, in Germania, Duisburg, c'è questa piena compatibilità, a braccetto vanno ambiente e grande industria. Qui non è così, però la speranza, o meglio l'illusione che ci viene propinata è che si dice ma noi vogliamo creare un modello identico a quello che avviene in altri paesi europei, vedi la Germania. Parto dalla fine, ad esempio Duisburg. Duisburg è una grande acciaieria che però per riuscire a far convivere la produzione con la città ha buttato giù le cocherie e le ha spostate 2 chilometri più lontano. E inoltre le ha rifatte completamente nuove. Qui invece abbiamo una situazione completamente differente. Abbiamo le cocherie che insieme al parco minerali sono a ridosso del quartiere Tamburi, non vengono spostate, non vengono rifatte e quindi c'è una profonda differenza rispetto a Duisburg. Quindi chi dice che bisognerebbe fare a Taranto quello che si è fatto a Duisburg dimentica il fatto che a Duisburg è stata fatta in Germania una operazione completamente radicale, radicale, completamente differente, tra l'altro con dei soldi, mentre qui quello che mancano sono proprio i soldi, o meglio per quanto riguarda la vendita il governo cerca di invogliare la vendita di questa fabbrica con aiuti di Stato. Ci sono centinaia di milioni che sono stati stanziati e che verranno dati, diciamo, in dote con la fabbrica. Quindi chi acquista riceve un regalo, perché innanzitutto non sappiamo a che prezzo acquisterà. Potrebbe anche acquistare a un euro. E potrebbe acquistare a un euro avendo in dote tutti gli aiuti di Stato che sono stati forniti senza restituirli. Inoltre si troverebbe con una fabbrica in cui chi dirige la fabbrica ha l'immunità penale, cosa che non succede questa in nessuna parte inaudita del mondo. Neanche nei regimi medievali, no? C'erano, forse l'unico esempio che io vedo è il dogma dell'infallibilità del Papa, potrebbe essere comparato, no? a questa situazione in cui praticamente si rendono gli acquirenti o i gestori legibus soluti, cioè sottratti a ogni aspetto, rispetto a ogni aspetto normativo, cosa che in un paese democratico non esiste. E poi lo diceva Rizzo prima, che
la Cassa Depositi e Prestiti sarà quella che metterà il capitale più grosso per avviare la nuova ILVA, e la Cassa Depositi e Prestiti, dobbiamo ricordarlo, è la cassa dentro cui vanno a finire i risparmi postali degli italiani, e la stessa Corte dei Conti, tra l'altro sollecitata da Pislink con un'apposita lettera formale, la Corte dei Conti ha detto che in questa maniera si arriva al limite del perimetro della funzione della Cassa Depositi e Prestiti. Ha usato una forma elegante per dire che la Cassa Depositi e Prestiti non può dare soldi ad un'azienda in perdita, perché l'articolo 3 lo vieta. Ultima cosa che vorrei dire è che in tutta questa situazione veramente negativa che abbiamo illustrato in questa conversazione, dobbiamo però aprire uno spiraglio di speranza, altrimenti la gente che ci ascolta penserà: ma come ne usciamo? Ecco, lo diciamo nell'ultimo intervento, perché quando si dice chiudiamo l'ILVA, non dice, vabbè, è facile dire chiudiamo l'ILVA. Sì. Cosa fare? Considerando i tempi anche, no? Perché non è che chiudi oggi l'ILVA e domani mattina lanci il turismo. Nell'ultimo intervento, perché avevo un ultimo giro, ecco, vorrei vedere quale potrebbe essere il futuro senza ILVA. Quindi adesso però diciamo una cosa importante, perché lo devono sapere tutti i lavoratori dell'ILVA e tutti quelli che ci stanno ascoltando. Anche se tutti i lavoratori dell'ILVA andassero a lavorare gratis, ILVA continuerebbe a perdere ogni giorno 1 milione di euro. Quindi è un problema proprio strutturale, non esiste nessun imprenditore che riuscirà a far quadrare i conti, perché se ILVA, per la sua dimensione gigantesca, non produce almeno 7 milioni di tonnellate annuo di acciaio, non riesce a portare in equilibrio le entrate e le uscite. La struttura gigantesca che è stato il punto di forza in passato, in questo momento è il suo punto di debolezza. Ok. E allora, Amedeo Zaccaria, ritorniamo sulla Leontecnico, sulle realtà europee, quelle che contemperano ambiente e lavoro e produzione. Sì, come diceva il professor Manuele Scotti, il problema dell'ILVA di Taranto è, diciamo così, è molto complesso, perché comunque, essendo una struttura che è nata con una certa dimensione, portare a ambientalizzare o a quantomeno adeguare gli impianti esistenti che ci sono all'ILVA è praticamente, diciamo così, impossibile, sia per quanto riguarda i costi e sia per quanto riguarda poi tenere in funzione tutta la struttura, anche volendo decidere di ambientalizzarla un po' per volta, perché comunque deve produrre il necessario per poter tenere i suoi costi. Quindi l'ILVA è una struttura che oramai cade a pezzi e non, secondo me, si può fare ben poco per tenerla ancora in funzione, insomma. Va bene. E allora termina qui questa terza parte, ora avremo un'ultima parte di Polifemo, la quarta dedicata alla questione ILVA, gli obblighi pubblicitari. Rieccoci, ultimo rush di Polifemo sulla questione ILVA, riprendiamo il giro da Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. E allora Rizzo, la magistratura tanto ha fatto e tanto si è spesa, però a un certo punto, nel momento in cui si affondava, ecco che si affondava ovviamente il coltello nella piaga per una questione di giustizia, non di giustizialismo, ecco che intervenivano puntualmente gli aiutini di Stato, ossia i decreti Salva Ilva e Ammazza Taranto, come a dire che durante una partita di calcio in corso d'opera si cambiano le regole del gioco, e se prima tirare un calcio, sferrare un pugno in aria ti comportava il penalty, Renzi cambia le regole e dice non fa niente che si violino le norme, tanto io le norme le cambio. Basti pensare il sequestro dell'ILVA, il sequestro disposto
dalla magistratura e il dissequestro creato ad hoc attraverso uno dei 10 decreti. A questo punto uno si domanda, ma siamo in uno stato di diritto? Sì, col senno di poi io mi pongo veramente una domanda. Hanno fatto 10 decreti per non trovare nessun tipo di soluzione, tranne che quella, perché una delle cose vere, l'unica cosa forse reale, vera all'interno dei decreti è il fatto che adesso chi acquisterà o affitterà lo stabilimento non sarà più perseguibile penalmente. Allora la domanda che mi faccio è, c'era bisogno di fare tutto sto casino? Se non c'era l'idea, come dire, veramente di ambientalizzare lo stabilimento, di spendere i soldi e di rendere compatibile quel tipo di produzione, a un certo punto si varava un solo decreto e si dava la possibilità, come dire, paradossale sta cosa, no? Cioè ai Riva, perché loro che cosa hanno fatto? Hanno riprodotto lo stesso modello con i Riva, con la differenza che, memori degli errori del passato, a un certo punto hanno detto: dobbiamo evitare che la magistratura possa nuovamente interferire nei confronti di coloro che gestiscono lo stabilimento, e quindi li fanno questo tipo di operazioni. Tra l'altro oggi il fatto che i commissari e i loro uomini abbiano l'impunità è una cosa che si sente in maniera forte all'interno dello stabilimento, e guardate che è bruttissimo. Perché come se ti stanno dicendo che se all'interno dell'Ilva si muore o si inquina, la responsabilità non è di chi sta gestendo lo stabilimento in questo momento, ma è di chi ci lavora all'interno. Ed è brutta sta cosa. Perché è come se stanno direttamente scaricando le colpe dei loro errori su coloro che purtroppo entrano lì dentro, non perché ne hanno piacere, perché l'abbiamo detto nelle assemblee a giugno, ma lo ribadisco tutti i giorni, lo pensiamo un po' tutti. Nessuno di noi ha voglia di andare a lavorare in quella fabbrica per 1.300 euro al mese. Purtroppo a Taranto non c'è nulla, quella è la verità. Noi siamo, ecco, io ho usato un termine, noi siamo gente che è ricattata, perché le persone che debbono scegliere ogni giorno se continuare a percepire uno stipendio lavorando in una fabbrica di quel tipo o, come dire, rischiare la disoccupazione, perché poi il gioiello Taranto, ecco, il piccolo miracolo del governo, quale? Che l'industria, come dire, ha azzerato completamente tutto quello che Taranto poteva produrre in termini di alternative. E non l'ha fatto, come dire, negli ultimi anni. C'è la storia che dice che hanno continuato questi per anni, come dire, ad impoverire. Ecco perché io credo che noi abbiamo parlato qualche mese fa di un progetto politico su Taranto. A noi sarebbe piaciuto che il governo a un certo punto avesse varato un progetto serio per la rinascita di Taranto, avendo i piedi per terra, perché malgrado la nostra posizione, come dire, critica nei confronti dell'Ilva, siamo, proprio perché abbiamo i piedi per terra, sappiamo che chiudere immediatamente lo stabilimento per voltare pagina, come dire, è una cosa molto complicata se non ci sono idee. Certo. Cioè tu rischi di avere, come dire, oltre al danno sanitario, la beffa dei licenziamenti. Cioè paradossale poi trovare tutti quei dipendenti che purtroppo non stanno soffrendo per i mali che, come dire, produce l'inquinamento. Anzi, io ne approfitto della possibilità che ci stai dando per ricordare l'ennesima tragedia all'interno dello stabilimento. C'è un lavoratore di 37 anni che ha perso la vita per tumore, l'ennesimo, un lavoratore del FRA2. Ecco, queste morti silenziose che ormai sono diventate la normalità all'interno di quello stabilimento, ed è bruttissimo perché siamo entrati che eravamo ragazzi e ci rendiamo conto che più passano gli anni e più tanti di noi purtroppo, come dire, vengono aggrediti da questo, dal male del secolo. Un ragazzo che ha perso la vita in 3 mesi, perché mi hanno detto che 3 mesi fa ha scoperto di avere questo male, e oggi purtroppo, ieri, pare che il Signore se l'è chiamato a sé. Mare Scotti, prima della pausa pubblicitaria abbiamo detto: disegniamo una Taranto senza Ilva, ma come, in che modo? E soprattutto anche dovremmo vedere un po' il cronoprogramma, vedere la tempistica, no? Allora, se noi decidessimo dire tra un anno o due dismettiamo, chiudiamo lo stabilimento, come organizzarci? Allora, innanzitutto è in atto a livello di regione una importante iniziativa, che è quella di una legge speciale per Taranto. Proprio oggi c'è stato un incontro dei consigli regionali e devono ancora essere, diciamo, scritte le linee guida di questa
legge speciale per Taranto. Io penso che oltre agli interventi indispensabili, carattere sanitario, immediato, per rispondere alle esigenze relative alla salute, a tamponare quella che sono le tantissime emergenze, occorre uno sguardo strategico, perché questa situazione va riconvertita e Taranto deve diventare da epicentro di una crisi tremenda, invece il laboratorio avanzato di un nuovo tipo di sviluppo, e per fare questo non ci dobbiamo reinventare la ruota, basterebbe semplicemente che chi ha responsabilità politiche facesse il giro dell'Europa e andasse a vedere quello che è successo a Belval in Lussemburgo, a Bilbao in Spagna, nella Ruhr in Germania, tutti esempi virtuosi di come sono state riconvertite situazioni di forte crisi. Prego, no, il bello della diretta era una interferenza. Prego, sì, Maresconti. Un'interferenza. Possiamo proseguire. Io ritengo che questo è il momento importante per pensare a quali possono essere le linee guida di una nuova Taranto. In primo luogo bisognerebbe fare un lavoro di individuazione attraverso il sistema formativo di nuove competenze e di nuove aree strategiche. Ad esempio in tutta Europa c'è una forte attenzione sulla riqualificazione del patrimonio abitativo e la trasformazione delle vecchie case in case passive, cioè case che riducono del 90% i consumi, e la costruzione e la progettazione di nuove forme di abitazione che siano sostenibili. Un'altra cosa sono le energie alternative. Questo delle energie alternative non è assolutamente uno slogan. Fra poco arriveremo al punto di equilibrio per cui un kilowattore prodotto con il solare sarà più conveniente rispetto a un kilowattore prodotto con sistemi tradizionali. Altro settore molto importante di sviluppo è quello del cibo di qualità, del cibo certificato, del cibo sicuro, dell'agricoltura bio. L'altra grande area in cui ci sarà un grande sviluppo è quello della mobilità sostenibile. Fra poco arriveranno in tutta Europa le biciclette elettriche della Cina. La Cina già dal 1991 ha definito che quella della mobilità elettrica è un suo asse strategico. Noi stiamo tremendamente indietro. Noi a scuola, io sono in istituto tecnico industriale, continuiamo a studiare il motore a scoppio, ma il motore del futuro è il motore elettrico. Case automobilistiche come la Tesla riescono a fare automobili altamente efficienti, con alte prestazioni, e questo della mobilità è un settore che dovremmo incentivare nelle forme sostenibili. E poi c'è il settore dell'arte, del turismo sostenibile, il settore dell'innovazione, della formazione, su cui ci sono tantissimi investimenti a livello europeo. Occorre certificare le competenze, favorire il transito attraverso momenti di studio e di raccordo per i lavoratori dell'ILVA, che possano vedere riconosciute competenze acquisite sul luogo del lavoro, certificate in maniera tale che possano partecipare ai processi di bonifica o di riconversione, pur non avendo avuto in passato un titolo specifico. Però okay. con interventi mirati è possibile. Poi mi soffermo giusto su altre due cose. La bonifica. Io oggi ho parlato con una ricercatrice del CNR. Come stanno andando? Questo è un altro aspetto che forse abbiamo nella foga del tempo non adeguatamente sviluppato, ma ora ci è giunta l'occasione propizia. Il processo di bonifica a Taranto, le bonifiche come stanno procedendo secondo lei? Malissimo, perché? Non è caso, perché praticamente stanno facendo un lavoro a pezzettini sul quartiere Tamburi, quando invece bisognerebbe asportare completamente centinaia di tonnellate di polveri che sono sparpagliate nel quartiere, per cui se uno pulisce un pezzettino poi il vento te lo sporca di nuovo perché non abbiamo pulito il resto. Quindi non siamo dentro il classico paesaggio svedese o tedesco in cui si bonifica
bonifica quell'area e tutto intorno non ci sono. Qui abbiamo tonnellate e tonnellate di polveri che continuano a vagare trasportate dal vento, mentre invece le operazioni di bonifica dovrebbero avere una prospettiva globale su tutto il quartiere. Due cose sulle nuove tecniche di bonifica. Il CNR sta sperimentando e lo stanno sperimentando in tutta Europa tecniche di bonifica con i pioppi, tecniche di bonifica con la canapa. Ad esempio i pioppi sono in grado di estrarre dal terreno inquinanti come metalli pesanti e attraverso apposite tecnologie è possibile estrarre dai pioppi il biocarburante, quindi possiamo avere non solamente l'estrazione dei metalli pesanti ma persino processi di lavorazione che producono benzina non inquinante e infine le fibre dei pioppi vengono trasformate in materie plastiche biodegradabili. Questa è la frontiera della ricerca, perché non incominciare a studiare queste cose a Taranto e a sperimentarle? Prego. Rispetto a quello che diceva il professore prima, sulla questione Ruhr, Bilbao, però non dobbiamo dimenticare che sono processi poi che non sono, come dire, no? Non sono stati realizzati nel giro di 4, 5, 6 mesi. Ci vuole una tempistica lunga. Sull'Ilva probabilmente, quando noi diciamo su Taranto, no? Progetto Taranto, io credo che noi dobbiamo fare un ragionamento al contrario. Noi abbiamo una classe di lavoratori che ha un'età media di 40 anni, la mia, e ha un'età contributiva di circa 19 anni. Per le leggi attuali ce ne vogliono altri 23 per andare in pensione. Io credo che un ragionamento serio, anche rispetto agli studi sulla diossina, allo studio Sentieri, a tutte le questioni, come dire, legate, no, strettamente alle malattie da inquinamento, dovrebbe prevedere un riconoscimento per i lavoratori ILVA, in modo da accorciare anche il tempo, perché accorciando il tempo, paradossalmente, tu accorci il problema dell'ILVA di Taranto. Oggi, anzi, nel 2000, quando noi abbiamo avuto il turnover, quando gli anziani sono andati in pensione, quando ci fu la legge con l'amianto, se noi oggi ci trovassimo in quella condizione, probabilmente sull'Ilva di Taranto, come dire, non si sarebbero fare tanti ragionamenti sull'ambientalizzazione, ma si incomincerebbe, come dire, a ragionare proprio sul futuro per una città diversa. Amedeo Zaccaria, oggi con la crisi, la penuria di lavoro che c'è a Taranto, gli operai purtroppo piegano la testa, anche se devo dire la mentalità sta cambiando, si sta cercando di... c'è una maggiore consapevolezza, no? Nella difesa dei propri diritti. Per un lavoratore, il lavoratore molte volte è costretto a piegare la testa pur di portarsi quei 1.300 euro al mese a casa, perché d'altronde Taranto non offre altro. Però poi si assiste alle tragedie. Ecco, vorrei un suo appello affinché tanti figli di mamma aprissero gli occhi e capissero che la vita, la propria vita, vale più di 1.300 euro al mese, perché se poi bisogna finire tragicamente sottoterra, quel sacrificio, quella miseria, quel tozzo di pane, a cosa è servito? Certo, io dico ai ragazzi di mettere prima la dignità di uomo, di persona, davanti a tutto. Poi la dignità, se dovessero decidere di intraprendere una strada lavorativa anche particolare, di mettere anche il diritto di dignità umana davanti a tutte queste che sono queste, perché sono delle, a volte si ripercorre, sono delle prepotenze che si hanno nei confronti dei lavoratori, che vengono sfruttati proprio perché c'è mancanza di lavoro, perché non si riesce a... i ragazzi non riescono a percepire un futuro per loro e quindi si adattano a tutti i tipi di lavoro. Però io dico di stare molto attenti sul luogo di lavoro e a pretendere i loro diritti fino a quando è possibile. Questo è tutto. Bene, e allora ringraziamo quindi da questa parte di Polifemo inerente all'Ilva, termina qui. Io avevo invitato, e lo ripeto, Fim, Fiom e Wilm. Secondo me
hanno accampato scuse, perché dare forfè a mezz'ora, un'ora, due ore dall'inizio della registrazione mi sembra quantomeno scorretto. Questo è uno spazio aperto, è un open space, questo è un ring senza, come dire, senza possibilità di scappare, tra virgolette, ring. E quindi evidentemente forse qualcuno ha temuto che si potessero sollevare verità scomode. Ma d'altronde, come diceva il buon Manzoni a proposito di Don Abbondio, chi il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare. Ci siamo capiti. Ringraziamo Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Grazie a voi. Ringraziamo il professor Alessandro Marescotti, presidente di Peace Link. Ringraziamo Amedeo Zaccaria, rappresentante della rete dell'associazione ISIDE, ONLUS, per la tutela dei lavoratori, per la sicurezza sul posto di lavoro. Ora ce ne andiamo in pubblicità. Al rientro, dei frammenti, oserei dire, di Polifemo, proprio perché sono varie le esigenze, le problematiche che ci vengono sollevate, e gli ascolti, grazie a Dio, ci compensano di tantissimi sacrifici. E quindi abbiamo un'intervista che ho realizzato col governatore Emiliano sulla questione aeroporto, e poi due pillole, due sportelli del cittadino. Parliamo di degrado, di vivibilità urbana o invivibilità urbana, e vedrete dalle immagini di Via Roma il degrado che c'è, e quindi una bella e sonora, civile e democratica, tiratina di orecchie a coloro i quali magnificano tanto il loro operato, il vice sindaco onnisciente Lucio Lonucce e l'assessore all'igiene e all'ambiente Enzo Di Gregorio. Questa zona vi farà riflettere molto. Lo sportello del cittadino raccoglie le esigenze dei cittadini e servono certe lezioni. Poi ancora, per finire, un'altra bella iniziativa imprenditoriale di Casa di Gioia: come contemperare economia, fare impresa con natura e rispetto, salvaguardia di quelle strutture oserei dire storiche, di quelle masserie datate che vengono riattate e brillano di una luce nuova e moderna.